Ecco, abbiamo iniziato. Benvenuti a tutti. Ciao Ilaria e ciao Elena. Prego, Ciao. Ciao, ciao, ciao a tutti. Ilaria, vai coi punti direttamente. Sì, allora, i miei punti sono questi. Io sospetto un patto contratto con mia mamma, con quella che è mia madre, che mi porta continuamente a vivere nella scarsità di soldi, al limite della sopravvivenza, diciamo senza una libertà finanziaria. Sai, quando arrivi sempre a fine mese che non sai se ci arrivi o se ci puoi arrivare, subentra qualcosa, sempre questa condizione da decenni, da sempre. Ti dico con mia madre perché, vabbè, poi magari lo vedremo, insomma, io sospetto con questa figura della mia famiglia. Comunque c'è sicuramente un patto contratto alla base, secondo me. Che è vivente. Sì, mia mamma è vivente, sì. Ok. Poi un altro punto, No, però capire. spiegaci perché la mamma, cioè perché sospetti questa cosa? Perché allora la mamma è un altro punto, poi oltretutto dei miei punti, no? Ah, ok. Sì, io come penultimo punto ti avevo messo la risoluzione del rapporto patto, anche qui mi torna questa parola, con mia madre. Lei è diventata testimone di Geova pochi mesi prima della mia nascita. Questo ha creato determinati eventi della mia vita, come il fatto che a 13 anni le ho detto che non volevo esserlo e da lì poi complicazioni nel nostro rapporto, insomma, sono persone talebane, per cui difficoltà proprio nella nostra relazione. Ed è lei che quando l'ascolti ha sempre questa modalità, queste parole di povertà. Ah, la vita è dura, ah, è qua, e siamo bravi solo se siamo miseri, capito? Insomma, quindi io lo riconduco a lei questa influenza sulla mia vita. Poi può venire fuori qualsiasi cosa, cioè sono pronta, capito? Io riduco che sia lei. Questi erano i due punti. E il babbo, che è il Allora, disincarnato che chiami, mio papà è era disincarnato. testimone? No. No, i miei si sono separati quando io avevo più o meno 8 anni. Tira e molla, sì, diciamo, fra gli 8 e 12 anni, poi hanno divorziato. I miei 8 e 12 anni hanno divorziato. E lui non ha mai accettato questa cosa fino a che, cioè, la rottura probabilmente è dovuta anche a quello. Anche, c'è da dire anche che mia mamma è finita nelle grinfie di questa setta anche perché era in un matrimonio non felice. Quindi probabilmente non è stato solo quello, sicuramente ha allontanato poi le due persone, perché comunque, insomma, avrete avuto modo di constatare poi conoscendo le persone, no? Visto che altre sessioni si sono svolte con chi ha dei testimoni di Geova in famiglia, insomma, non ci puoi convivere. Sì, è una. Vieni, sei stata disconosciuta come figlia, no? Sì, praticamente sì. Dai fratelli? Io ho una Ok. sorella più grande di me, di 8 anni, e infatti lei è un altro punto, perché diciamo che noi abbiamo sempre avuto un buon rapporto, ma è stato un rapporto poi secondo me non genuino, perché essendo più grande di me, da questa madre incapace di fare la madre, è stata anche, come ti posso dire, le è stato demandato un po' il ruolo di mamma nei miei confronti, e questo non può aver creato delle situazioni serene. Poi oltretutto quando è morto mio papà 22 anni fa, ne abbiamo passato veramente un brutto momento relazionale, non ci siamo parlate per anni. E questo era un altro punto infatti che volevo capire. Perché? Perché sono subentrate delle discrepanze prima di tutto diciamo che il motivo apparente è stata l'eredità, che non era un'eredità di soldi ma di debiti alla fine. Da gestire, però c'erano in mezzo anche altre persone. Mio papà si era risposato, oltretutto sul letto di morte, anche lì tutta una situazione meravigliosa. Persone intorno, insomma, il perché poi, bella domanda, perché Non lo sapete quasi, e poi vabbè, per tante complicazioni sai, poi. pratiche. Sì, diciamo che io dal mio punto di vista avevo, e se ci ripenso oggi, penso ancora di aver ragione e lei è convinta di aver ragione, nel senso che poi ognuno ha la sua emotività, il suo punto di vista, la sua emotività nel nucleo familiare, la sua, insomma, e quindi perché? Vediamo se lo capiamo questo perché. Ok, lei non è testimone
testimoni, No, no, nessuno no, tranne la no, no, mamma. ma anche lei è stata buttata fuori di casa come me, in maniera un po' più svincolata. Io sono proprio stata, mi sono proprio state dette le parole. Diciamo così, lei è stata cambiata la serratura di casa, un giorno non è più potuta entrare a casa di mia madre. Meno male che c'era mio padre, essendo separati, che viveva in un altro punto della città. A me mi è proprio stato detto: se vuoi è così, se no sai dove andare. Capito? Quindi siamo state gestite così da nostra madre, ecco. Ok. Tu hai rapporti con tua madre adesso? Sì, diciamo che da quando sono diventata, allora, da quando sono diventata mamma c'è stato un momento in cui proprio ero ancora più arrabbiata con lei perché dicevo, ma come, avendo questo figlio fra le braccia, ero ancora più figlia ferita, no? Non capivo come si fa ad essere una mamma senza mettere tua figlia, le tue figlie prima di tutto, perché te ammazzi per un figlio, dai la vita, non puoi mettere delle priorità, no? Buttare fuori di casa un figlio, cioè metterlo sotto dopo qualsiasi cosa. Quindi si è un po' acuita questa difficoltà. Poi con gli anni, lei è invecchiata, comunque ha una certa età. Io, come ti posso dire, forse sono riuscita a non avere più dei rancori, proprio vivi. E quindi sì, ho dei rapporti, viene spesso qui da me, lei vive in un'altra città dove io sono nata, appunto lei viene spesso qui da me, tornerà anche fra poco. Mi innervosisce, cioè ammetto che comunque mi innervosisce, soprattutto quando poi si parla continuamente della sua religione, le sue idee, quando c'ha quei suoi mantra disfattisti sui poveri, la miseria, bisogna essere tutti. Mi innervosisce, non dico di no, però riesco a gestirla, cioè, nel senso, Ecco, non cos'è avere. che ti dà più fastidio della religione di tua madre, oltre al discorso poveri miseri? Più siamo miseri, meglio è, perché boh, Dio ci accoglierà nel regno dei cieli? Sì, più o meno è così, no? Cioè, i ricchi sono cattivi, i poveri sono buoni, questo è un po' il fulcro di tutte le religioni, no? Più o meno. Quello che più mi innervosisce è il fatto che mia mamma mi abbia disconosciuto, cioè che mi abbia messo dopo questa religione. Ma di testa religiosa mi dà fastidio il fatto che non capisca, io adesso ti parlo di lei, non capisce che è una setta. Che lei è totalmente interferita, che è proprio microchippata, che non capisce, non vuole capire, cioè come ti posso dire, non comprendono proprio quanto siano imbambolati, fritti nel cervello, cioè non vogliono proprio vedere chi ci sta alla base, questo personaggio chi è, che cosa ha fatto, come vive veramente. Sono indottrinati in una maniera. Ma lei ha perso dei soldi? Ma guarda, non essendo, non avendo mai navigato in una situazione economica, però sicuramente qualcosa ce la mette, ma di sicuro mi viene da dire. Però non è che è una persona che dice ha perso centinaia di migliaia di euro perché non li ha mai avuti, non è una persona che economicamente ha uno status da poter dire fa dei versamenti, però sono sicura che anche a lei un obolo glielo chiedono, io non mi è dato Io saperlo. non lo so, Scientology so che vabbè, funziona, ragiona su soldi a palate, addirittura se no te ne vai fuori. Testimoni di Geova, non so, non mi sembra che ci sia un Ufficialmente obbligo. no, ufficialmente no, però All'obolo, sa, sì. penso di sì. E poi comunque a loro viene proprio richiesto un tot di ore al mese di predicazione, come la chiamano loro, viene richiesto dell'impegno. Predicazione, cioè porta a porta, Sì, adesso cercare poi persone. La falsemia e la predicazione non si fa Forse più, no? mi ci piace. Bene. Quindi per Te la telefono, rubo. come? Sì. Sì, Te la io l'ho rubo. rubata, quindi la puoi rubare, ce la passiamo. E non mi ricordo neanche quando l'ho sentita, ma l'ho captata subito, mi è piaciuta. E quindi anche loro non vanno più porta a porta, quindi telefonano, lettere, scrivono, insomma. Si arrangiano, comunque devono segnare quel tot di ore di predicazione al mese. Questo lo ricordo già da quando ero piccola, anche a me mi portavano in giro con le rivistine. Io ho dei ricordi, un'angoscia, guarda, una roba Ma che. è riconosciuta dallo Stato? Sì. Oddio. Io credo di sì, eh. Sì, no, assolutamente sì, perché addirittura i matrimoni, le funzioni le possono fare. Quando ero piccola mi ricordo che i matrimoni loro facevano solo la parte civile. No, scusami, la parte religiosa, ma la parte civile doveva essere registrata in comune dal sindaco, da un funzionario. Ultimamente, da qualche anno, so che loro sono in grado di fare tutto, cioè hanno proprio anche un
posto di una funzione civile nelle loro funzioni, quindi sì, sono riconosciuti, sì. Ok, due, lavoro instabile. Sì, io ho fatto questa scelta anni fa quando ero nel mio matrimonio, mi sono divorziata e così per un progetto con il mio ex marito mi sono convinta a licenziarmi da un posto fisso e da allora è un tribolare, io continuo ad andare avanti a contratti a termine, interinali, così. Ok. Tuo figlio, vuoi passare le Sì, informazioni a tuo figlio? sì. Che ha quanti anni? Il figlio ha 14 anni e io vedo, allora tu sai come ti ho scritto della mail che è da anni che capisco che là fuori c'è una fauna che ci usa, che c'è tutto questo, no? Questo giro. Quindi sicuramente vanno anche da lui e io vedo da quando è in piena adolescenza, no? Sta perdendo il bambino, ormai l'ha perso. Vedo proprio, come ti posso dire, una rabbia, un disagio che sì, va bene il passaggio all'adolescenza, ma ho proprio la sensazione che gli diano fastidio, cioè che sia andato qualcuno, capisci? Ho questa angoscia qua. Che è andato E qualcuno a interferirlo. sì, ho questa pura, questa angoscia qua, e dato che non è che posso andare a dirgli, a spiegargli certe cose, no? Quindi vorrei potergli passare delle informazioni in modo che la sua APS abbia delle informazioni per potersi poi proteggere o comunque fare il suo cammino di ricerca e arrivare alla consapevolezza un giorno. Ok. Ok, e quello della sorella l'abbiamo visto. Chiamiamo tuo papà, morto per... Mio papà è morto per un tumore. Era giovane, 59 anni, ha avuto un tumore, ha avuto un intervento, dopo 2 anni una recidiva e è morto a 61 anni, 22 anni fa. Ok, se riusciremo e se ti va, possiamo fare anche una micro indagine proprio su Geova, proprio precisamente. Sì, guarda, un Però... nome, quello che a me, io infatti ho Che visto, te ti... l'ho scritto con Ok, i puntini, è un nome che mi disturba le cellule, proprio a mi... mi dici però perché io poi le cose non importanti le dimentico subito. Io non mi ricordo niente. Chi era? Era un profeta, non mi ricordo proprio. No, no, Giova è il loro nome di Dio. È il nome di Yahweh. Sì, è Yahweh, sì. Ecco, anche Yahweh mi fa venire i brividi, cioè io proprio non quel nome non riesco a... Immagino. Mi dà fastidio, Sì, una roba che io non non puoi riesco a capire. mettermi nei panni di, ma penso che uno degli incubi maggiori è nascere all'interno di un contesto religioso, settario e di questo tipo, insomma. Infatti vorrei anche capire perché ho scelto questa roba, perché. Perché esiste la religione, E questo vorrei poi, capire. oltretutto, devo dire che io mi stupisco della forza che ho avuto a 13 anni, nel senso che io a volte guardo mio figlio, no, che ha un anno in più, cioè quando aveva 13 anni, io dico, ma infatti una volta glielo dissi a mia mamma, che disse una cosa a difesa, io gli dissi, ma tu ti rendi conto che quando avevo la sua età mi hai fatto fare un processo, mi hai buttato fuori di casa perché non volevo essere la tua religione? Cioè, come si fa? È un bambino, una bambina a quell'età. Infatti, io mi chiedo a volte: ma come ho trovato la forza di dire no? Perché poi alla fine eravamo in casa io e lei da sole. Quindi è vero che ho avuto la fortuna che di là c'era un'altra parte del nucleo familiare dove poter andare che mi ha accolto. Però ho avuto la forza di dirgli: mamma, io non ne voglio più sapere. Subire un processo che io me lo ricordo ancora, questi seduti davanti a me a farmi delle domande alle quali non sapevo neanche rispondere, perché loro volevano delle risposte bibliche, logiche, teologiche, ma io volevo solo essere lasciata in pace. Avevo questa, probabilmente quel rifiuto delle mie cellule quando sente quel nome c'era già a quell'età, capito? Infatti, a volte mi chiedo: sì, mi sono infilata in questa cosa assurda, però cavolo, ma come ho fatto io a 13 anni a venirne fuori? Sei stata molto brava. Cioè, ti hanno fatto il processo, lei Certo, e i suoi. sì, quelli che loro chiamano anziani, ti chiedono perché, come, colpa di chi. Quindi tu sei andata via di casa a 13 anni e sei andata a casa del papà. Dove Sì, dove c'era anche già mia sorella, che era già c'era? stata declassata a figlia ignobile. Scusami, ma questa cosa legalmente non ha delle conseguenze, voglio dire. Una madre che caccia una minorenne, più che minorenne di casa.
solo casualmente. Lei mi ha Ma detto: se vuoi stare qui è così, se no sai dove andare. Quindi alla fine è stata una scelta mia. Io mi ricordo che andammo in tribunale a registrare che, perché mi erano divorziati, che ero affidata a mia madre, che io volevo stare con mio padre. Quindi mi ha poi alla fine dato a me la responsabilità di tutto, capito? Poi per quanto riguarda la parte questo è legale. chiaro, ma questione legale? Per quanto riguarda la questione legale, io ho un po' di rabbia, e questo è anche un sogno che ho fatto, poi c'è cioè, con mio padre, perché io non capisco come un padre non. Cioè, io le avrei portate via prima le figlie di lì, io avrei detto a mia moglie, tieni le mie figlie, mi chiedo un altro genitore come fa a non combattere per non far vivere questa cosa alle figlie, capito? Vabbè, Comunque, a comunque. livello legale non tutto a posto. Ah, non lo so, probabilmente non l'ha denunciata nessuno, non ho capito, io non te lo so dire. Io me la sono vissuta così, non è che ho mai pensato di andare a denunciarla a 13 anni, dico Scusi, la verità. per non saperne leggere né scrivere, questo è un abbandono di minore da parte Beh, sì, probabilmente è così, infatti, che me lo vivo. genitore. No. Ma a livello legale non frega niente a nessuno della religione, e lo Stato è lo Stato, e per fortuna siamo ancora uno Stato laico. Quindi se una madre mette alla porta la figlia per qualunque motivo è abbandono di minore, quindi una cosa piuttosto grave. Che Mio ormai è caduto in figlio prescrizione, se no sarebbe un'idea. sapeva. Ah sì? È Ma caduto penso in di prescrizione. sì, no? Dopo 8 anni i reati cadono in prescrizione, però voglio dire. Poi un'altra cosa, io te l'avevo scritto nelle mail, sarà possibile trattarli, però se ci dilunghiamo, io adesso ho fatto dei sogni dove ricordo bene, però mi chiedo sempre, visto che appunto seguivo questi discorsi alla Dashon con altri soggetti. Io ho dei ricordi di essermi opposta della Dashon in dei sogni, quindi volevo capire se era vero o se era una suggestione, magari una Sì. suggestione. Sì, tu dimmi tutto quello che mi hai scritto nelle mail. Io ho come punti quelli che mi hai appena detto, ma questo per Sì, esempio non me lo ricordavo già più. Avevi altri sogni, altre esperienze? no, ho 2 o 3 sogni di cui ricordo, dove proprio mi ricordo di essermi opposta. Ero in questo posto, una volta su un lettino, una volta una sorta di buffet con questa gente con camici bianchi, dove io dicevo no, facendo uscire un'onda sonora dalla mia bocca, che proprio ricordo l'impatto, dicevo no, e questa gente spariva e mi sono svegliata. Molto interessante. Quando? Che età? Molto Ma poco fa, un paio d'anni fa. Sì, interessante. E ti dico già brava Ilaria. Ma speriamo di sì, essere sempre perché? in grado di dire no, perché poi sai, ti pigliano anche alla sprovvista, eh. Eh sì, ma va bene, Ilaria, iniziamo. Ti Iniziamo. disattivo il microfono. Ok. Elena si mette in posizione. A dopo. Ok, un po' altino, dovreste abbassarlo un pochettino. Così. Ok, sì. Spengo Come sempre. la luce. Sì. Non è cambiato niente, comunque va bene. Ah, arriva addosso. Ok, adesso va benissimo. Conto da 5 a 1. E ti connetti a Ilaria. 5. 4, 3, 2, 1. Dimmi se la vedi. Sì, la vedo. Arriva trascinando sua mamma per i capelli, arrabbiata, che le dice: adesso guardi tutto quello che hai fatto. Ilaria ti dà l'autorizzazione? Sì. La madre resta, la invitiamo. Si resta, però si siede su una sedia girata dall'altra parte. Ok. Vediamo se con questa argomentazione la spingiamo a girare la sedia. Oggi abbiamo l'occasione di dimostrare che Geova è tutto
che Geova è il Dio di tutti noi, anche di noi miscredenti, che Geova è la salvezza. Oggi abbiamo l'occasione di chiamare Geova Yahweh. Non è interessata? Sì, si è girata e ha detto, oh, finalmente. Oh, benissimo. Abbiamo la sua attenzione totale dall'inizio alla fine? Sì. Ok. Abbiamo l'autorizzazione di Ilaria, abbiamo la super attenzione ormai, l'ha detto, dall'inizio alla fine della mamma. Quindi chiamiamo Geova. Suonino le trombe, squillino le trombe. Apriamo il sipario, che entri Geova. Chi arriva? È arrivato, vedo un uomo con la barba nera lunga, vestito tutto agghindato per la festa, dice. La festa di Quindi, oggi? Ok. L'abito è cos'è? Dorato? sì, c'è il mantello dorato, è tipo una veste bianca con sopra un cappotto, una specie di cappotto con i bordi dorati. Sì, Okay. È un essere umano maschio, l'aspetto. l'aspetto sì. Sì, La barba è nera perché è giovane. abbastanza, 38. Ok, come si chiama? Geova, Giovanni. questo è il suo nome. Dice Geova. Ok, Cosa me lo chiedi a fare? va bene. Elena, ti va di andare dentro a Geova? Vedere solo come è fatto dentro. Non devi canalizzarlo, niente di che. Andiamo a vedere come è fatto dentro Geova. Vai, avvicinati, vai dentro. Ci sei? Cosa vedi? Vedo come se fosse fatto di un'impalcatura. Sì. Cioè di legno, con bastoni di legno. Sì. E E poi? il contorno della figura fatto tipo di cartapesta, sembra. Ma dentro è vuoto. Ok, è un essere con parte subliminale, mi fa un po' ridere chiedertelo, ma te lo chiedo lo stesso. No, no, non c'è niente dentro. Ha le parti subliminali di altre persone e le usa? Vedo come se le tenesse in mano e le fa girare da dentro, e da dentro vedo l'esterno di questa cosa che fa girare le parti subliminali, così come se fosse un giocoliere. In questo momento, poi quando. Quello che vedo è che quando deve fare quello che vuole fare, ne sceglie qualcuna e le utilizza. Utilizza l'energia e fa i suoi giochetti con il resto. Ok, quante parti subliminali succhia? In contemporanea. 1,5 milioni. Beh, normalmente può arrivare a 1,5 milione. Sì. Ok, e quanti sono sotto di lui? Quanti credono a lui? Un miliardo e mezzo. Ok, questo 1,5 miliardi prende tutte le linee temporali. No, no, no. Adesso in questa linea temporale qua sulla Terra adesso. Tantissimi. Quanti siamo sulla Terra in questo momento, al di là dei dati ufficiali? 9 miliardi 350 milioni.
Molti di più di quello che dicono. Quando Va bene. Quando è nato Geova? viene 1200 Ok. avanti Chi è Geova? Un fratello di Cristo. Sì. Zeus? Un Elohim? Allora, è un Elohim, ma lo vedo come se fosse tipo il secondo gruppo arrivato dopo poco del primo. Da dove? Vedo un gruppo arrivato sulla Terra da... Allora, mi è venuto un Nibiru subito. Però è come se... Quello che ho visto quando mi hai fatto questa domanda, che okay, arrivava da Nibiru, ma è come se prima di stare qua avesse fatto delle tappe, 4-5 tappe su diversi pianeti. Ok, perché non è rimasto negli altri pianeti? È venuto a rompere qua? Ha osservato l'altro gruppo di Elohim, è stato incuriosito di quello che stavano facendo, di come... Sono riusciti a ciucciare la PS. Si è accorto che qua c'era la PS, che in noi c'era la PS, negli altri Negli posti no. altri no. Ok. Come chi compone il primo gruppo? Fammi un paio di nomi se li conosciamo. Allora, io vedo Gesù, ma quello della come se fossero due persone diverse. Allora, Geova non è Gesù. In realtà, anche se sulla Terra dicono che vabbè, uno lo chiama in un modo, l'altro nell'altro, ma sono due entità diverse. Allora c'è Gesù, e poi mi viene Zeus, che però poi non è rimasto lì. Io ho visto Il Zeus, ho primo visto... creatore che è diventato più importante, Sì. salito. Esatto, sì. Ok, adesso io organizzo un laboratorio, lo creo, Ok. entro nella scena, creo un laboratorio con un bel lettino freddo, freddo, freddo di metallo. Ci prendo Geova, lo sbatto sopra il lettino e facciamo una bella abduction. Lo analizziamo. Elena, ti va? Prendiamo degli strumenti e analizziamo. Se lui soffre non è un problema, visto che lo fanno spesso con noi, lo facciamo anche loro. Analizziamo il suo DNA fisico, se c'è un fisico, eterico. Allora, in questo momento fisico non c'è, però ogni tanto arriva, ogni tanto viene sulla Terra in qualcuno, quindi lì c'è anche quello fisico. In questo momento c'è solo eterico. Ed è? Allora, 30% mantidi. Scusa? Sì, vai, vai. Non ho sentito. Ok, Vai, 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 vai. 30% mantidi. Ok, 50 felinoide e l'altro 20 rettiliano. Principalmente felinoide. Ok, come si chiama la sua razza? Al di là del discorso Elohim che è avvenuto sulla Sì, Terra, lui come certo. si chiama? Come Allora, razza? lui come razza si chiamano Nabani. E vengono da? Manta Nabani. C'è un pianeta? Sì, è un pianeta distante. Così. Ok, a quanto vibra Geova? E a quanto tu? Io sono 250 miliardi. Sì. E lui? Geova adesso è un milione. Adesso in questo momento è un milione. Ok, è sua la vibrazione?
No, in questo si è alzata perché io e te siamo intorno a lui sul lettino. Ok, stacchiamolo da qualunque vibrazione esogena. Deve vibrare di suo, a quanto vibra? 20.000. 20.000. E a quanto corrisponde la sua sopravvivenza? Intendi quanto può andare in basso? Non meno Senza di scomparire. 5.000. 5.000. Quindi lui vibra 20.000. Sì, media sì. E perché non si connette ai suoi seguaci adesso? In questo momento è perché sta prestando attenzione a quello che gli stiamo facendo. Il flusso energetico che gli permette di vibrare, dove passa nel suo corpo eterico? Ha come dei tubicini, come dei tubi, semi cilindri tutti intorno, fuori, che fanno da canale del passaggio dell'energia che prende dall'EPS. Siccome siamo dei dottori che stanno facendo degli esperimenti con la loro cavia, ma differentemente da quello che avviene al contrario, dove ci analizzano ma non ci uccidono, a noi non ce ne frega niente se bah, il soggetto è scomparso. Quindi proviamo, recidiamo questi canali, vediamo cosa succede. Stiamo giocando al piccolo dottore, no? E questo è un cartonato, quindi coscienza zero. E poi, francamente, chi se ne frega? Cioè, ormai ne abbiamo le palle piene di tutta questa situazione. Quindi bisogna anche diventare un po' cattivi, no? Stacchiamoli questi tubicini, vediamo se arriviamo a meno di 5.000. Perché, sinceramente, nel 2021 parlare ancora di Geova, anche no. 2021, Geova, no. Basta. Parliamo di altro. Geova ha finito di essere nelle nostre bocche, nei nostri problemi. Vediamo se eliminandolo davvero Geova lo eliminiamo per tutti e si staccano e disconnettono tutti quelli che sono connessi, schiavi a lui. Uno stupido alieno senza parte subliminale, felinoidi, mantide, rettile. Stiamo scherzando, vero? Tanto chiamiamoli tutti quelli connessi, il miliardo e mezzo. E dimmi, recidendo i tubi, che cosa succede? Ogni tubo io li taglio a metà, ok? Quindi esce tutta l'energia delle parti subliminali e torna alle parti subliminali proprietarie. E ogni volta che io taglio a metà questo tubo, lui si rimpicciolisce. Ok, vai, taglia, taglia, taglia più volte. Taglia come una pazza invasata, non importa, accelera. Questa lunga parentesi dedicata a questo cartonato è fondamentale per Ilaria, ma abbiamo da lavorare anche per Ilaria. Quindi Geova non è così importante fondamentalmente, per noi almeno, anche se stiamo facendo un gran lavoro. Adesso è diventato piatto, è bidimensionale. Ok, a Questo quanto vibra? diafragma bidimensionale. 300. Non c'è più. Ok. Quello che rimane lo tocco con la mia mano, io a quanto vibro? 1.000 miliardi. Ok. Cosa succede se lo tocco con la mano? È diventato tutto energetico e poi è sparito. Ok, quindi questo non è un Dio. Io, povero tapino, l'ho toccato con la mano e se n'è andato. Abbiamo fatto un abduction a un Dio. Un Dio si è lasciato fare un abduction. Non è un Dio. Cosa dice la madre? Come avete usato? Come abbiamo usato? Le abbiamo dimostrato che è un impostore, che è un cartonato.
tu hai fatto una cosa che non dovevi fare. Benissimo. Andiamo nella mente collettiva e vediamo dove risiede l'entità, perché c'è sicuramente, a cui la madre è connessa e a cui sono connessi tutti quelli che credono che Geova, il cartonato, sia un dio e non un alieno scemo che è venuto qua a fare la spesa gratis. Allora, l'entità nella coscienza collettiva rispetto ai testimoni di Geova sono tre, sono dal sesto all'ottavo grado, da quelli che sono un po' più, da meno invasati a più invasati, diciamo. Ok, la mamma di Ilaria è all'ottavo, ha interferenza dell'ottavo livello. Vedo proprio che è come se facessero, ipnotizzassero le persone con delle frasi, con delle parole continue, come se fossero dei mantra. Fanno proprio il lavaggio del cervello fino a quando riescono a fare dei collegamenti. È molto chiaro, vedo come se riuscissero a cambiare i collegamenti dei neuroni e quindi i pensieri cambiano proprio completamente. Cioè, come se i neuroni fossero delle palline con una lunetta che li collega. Sì. Loro Esatto, staccano le lunette e li riconnettono ad altri in modo da neuroni. creare l'ossessione, Sì. Esatto, che è alla base della setta. proprio la sudditanza proprio Ok, la queste dipendenza completa. entità mentali le vede la madre? Sì, io l'ho fatto vedere proprio davanti quello che facevano. E adesso che fa la madre? Allora, è rimasta stupita con la bocca aperta, ma poi cambia tutto d'un colpo, poi dice: no, non è vero, ma perché è l'entità dell'ottavo livello che in quell'istante lì ho proprio visto, ha ricambiato di nuovo il neurone. Ha rifatto dei nuovi cambiamenti. Sì, il cambiamento. Ok, l'entità dell'ottavo livello mentale, l'entità mentale, ora che non esiste più Geova, è più forte? È meno forte? È forte Non se n'era accorta, era forte uguale finora. Adesso, quando tu l'hai detto, si è reso conto. Era come se fosse in fabbrica, no? Come se era il suo turno e quindi andava avanti in automatico a fare il suo lavoro. uguale? Quando tu gli hai fatto notare che Geova non c'era più, si è fermato, è rimasto spiazzato. Sa che può comunque riferirsi a magma, ok? Però è rimasto un attimo spiazzato perché non si era reso conto che Giova non c'era più. Ok, ma il fatto che Geova non ci sia più, come incide in coloro che credono in lui? Di fatto niente, perché esiste lo sesto, settimo, ottavo con vari nomi, entità mentali che fanno tutto il lavoro. Sì, adesso è come se si fossero fermati e aspettano delle istruzioni nuove, okay? Un programma nuovo che Magma gli deve dire, perché quello era il programma che gli era stato detto da Geova. Quindi in questo istante sono fermi. Va bene. Ilaria è interferita da entità eteriche. Allora c'è un rettiliano e dietro un felinoide. E poi ci sono due entità mentali. E EDL. quattro. In alto. In alto vedo a braccetto Dino Zeus. Oh, ok. Sì, È Zeus quello con le ali, no? sempre Ha le ali? la destra ce l'ha un pezzetto, la vedo Moncherino. sempre, sì. Ok, ha impianti, Ilaria? Tre.
Ginocchio sinistro e sul costato, a destra e a sinistra, sul torace. A cosa serve quella del ginocchio? Allora, quello del ginocchio lo utilizza il rettiliano. Dove ha attaccato un filo per prendere. Allora, vedo. È un po' diverso dal solito, perché invece che vedere il flusso di energia della PS che esce, vedo come se fossero dei dati, tipo, sai, in Matrix, che ci sono tutti i dati che scendono. Ecco, una cosa simile, come se fosse un filo della corrente, e passano tutti i dati così. E Ginocchio rettile e il costato? il costato sono quelli delle entità mentali, utilizzati dai due Ottimo. DL dentro e due DL sono fuori. Come si chiama il progetto relativo a Ilaria e a, in cosa consiste? Mi viene in inglese, initialization, initialization, ok. Allora, l'impianto è molto particolare perché è fatto da due parti. C'è una parte interna piatta e poi appena sopra, sempre interna, c'è tipo un cerchio dove vedo attaccato questo tubo, questo filo. Ok, quel cerchio lì serve per tradurre l'energia in dati, Ok. l'energia PS in dati. Ed E è come arrivano anziché. questi dati? Dipende, in questo, dipende dal momento. In quel momento loro assorbono i dati della PS a seconda di quello che sta vivendo in quel momento. Quindi. Soprattutto assorbono i dati riguardanti le emozioni, quindi riguardanti il corpo emozionale. Okay? Quindi se in quel momento è felice rispetto a cosa, quali sono le esperienze di quel momento? E in base alle esperienze di quel momento, quale emozione? Si è bloccato. Si è bloccato anche per te, Ilaria, sì. Aspetta, Elena. Elena, mi senti? Mi Sì, io senti? sì. Ok, dovresti ripetere l'ultimo concetto perché ti sei bloccata e non abbiamo sentito niente. Allora, vedo l'impianto sul ginocchio, è formato da due parti. Una parte è un quadrato di metallo piatto e sopra c'è tipo un anello da dove parte il filo e quell'anello lì serve per tradurre appunto l'energia in dati. I dati riguardano all'esperienza che la PS fa in quel momento e l'emozione che questa esperienza provoca in Ilaria. Ok? Per esempio, mangio il gelato e sono felice, quindi esce gelato uguale felice. Ecco un esempio molto. Però diciamo, loro traducono questa cosa qua. Prova il pistacchio, le piace molto, gelato più pistacchio uguale molto felice, molto Esatto. felice. Bien. Prova la banana e la Non fragola, le non le piace. piace un granché, gelato sì, ma banana e banana e fragola non molto. Esatto. Ok, molto importanti tutti questi esperimenti. Beato chi possiede questi hard disk, tutti questi risultati, oh, quanto è importante. Va bene, chiamiamo il figlio ad assistere a questa sessione. Figlio minorenne, come avete sentito nei punti, presenta? Si presenta direttamente la PS. Come la vedi? La vedo tipo sempre gelatinosa, violetto blu, e ha la forma di un ragazzino, quindi un mini uomo, ecco, con
però non ha, cioè, non vedo la faccia, è solo stilizzata perché vedo proprio questa specie di gelatina. Vuol dire Sorridente, qualcosa? contento. Ok. Dice qualcosa. Io queste cose le so già tutte, dice. E sono qua. Per vedere se anche la mia mamma le Ok, quant'è la consapevolezza del ragazzo? 250%. E della mamma? 150%. Va bene. La mamma, beh, 150% già non è proprio poco. La mamma è soggetta ad abduction e si è opposta con un no. In più di un'occasione ad abduction. Sì, quelle sono state le ultime, quelle durante la notte. Durante la notte, dopo che lei si è accorta, non gliene hanno più fatte. Poi hanno provato un paio di volte a fargliele durante la veglia, ma adesso è un anno e mezzo che non ne fanno più. Ok, lei si è accorta durante l'inizio dell'abduction o alla fine? O in mezzo? Allora, l'ultima, quella dove ha visto tutti con il camice bianco, era all'inizio. L'altra era durante, quasi durante la fase in cui era sdraiata sul lettino, quasi verso la fine di quella fase lì. Ok, in totale quante abduction ha avuto? O il totale o la media per mese? Dipende perché poi sono andate diminuendo. In totale ne ha avute 300. Ma Tutta la vabbè, vita. sì, tutta la vita. Ultimamente erano un paio al mese. Va bene. Punto fondamentale, nodale, importantissimo. Causa esoterica, li metterai insieme lavoro instabile e difficoltà economiche, da sempre. Ilaria, come avete sentito dai punti, sospetta che ci sia un atto o un'influenza della madre che, credendo al cartonato, sostiene che più si è poveri e disperati e tapini, e più si sarà accolti nel regno dei cieli, visti cazzi. Che secondo me è veramente una grandissima cazzata questa. Vorrei proprio dirlo nella registrazione. Questa è una grandissima cazzata perché l'abbondanza è dietro l'angolo. L'abbondanza basta desiderarla, arriva. Nessuno ha scritto e non c'è scritto da nessuna parte se non in questi testi inventati da degli alieni. O è proprio così. Eh sì, è proprio così, che bisogna essere poveri, tapini, mangiare la terra, disperati per essere. Gli ultimi saranno i primi, è una delle cagate più grandi di questo pianeta. Gli ultimi saranno i primi, dove sta scritto? Mentre ricchi, nobili ridono, festeggiano e ci dicono dietro le spalle, dicono dietro le spalle del popolo, che deficienti. Guarda lì, ci hanno creduto. Evviva, taglia un'altra fetta di pollo e mangiamo alla loro facciaccia. È così? Cosa vedi, Elena? No, vedo che è un'interferenza, assolutamente un'interferenza mentale che è abbastanza solita, nel senso che la vediamo spesso. Nel suo caso è di quarto livello. Allora, è stato molto facile per questa entità riuscire a interferire in Ilaria perché aveva la convinzione che c'era della mamma che gli ha inculcato, ok? Quindi
È come se fosse entrato in maniera silente, c'era già spianata la strada, quindi ha solo dovuto continuare a rimettere lo stesso disco nell'aria e intanto ciucciargli l'energia. Quarto livello. E l'altra entità mentale, visto che erano due. Sì, è di terzo. Beh, collabora allo stesso progetto, lavora un po' più sul lavoro, ma alla fine lo scopo è lo stesso. Come lavora sul lavoro, visto che è lei che trova lavori instabili, interinali? L'avevo già visto prima. Lavora mettendo. Io te la spiego così, però magari poi cerchiamo di spiegarla meglio. Quello che ho visto prima, che mi è arrivato proprio, è che la convinzione che gli viene messa è che deve sempre fare un lavoro per qualcun altro, ok? Come se per riuscire a stare bene economicamente dovesse sempre lavorare con qualcun altro, senza mai far entrare la convinzione in lei che invece io vedo molto chiaro. Che potrebbe fare qualcosa autonomamente e allora lì gli si aprirebbe proprio il mondo, si aprirebbe proprio l'abbondanza, la serenità, la libertà. Libera professionista, non Sì, stipendio. esatto. Ok, in che campo non sappiamo, ma. No, vedo qualcosa di comunque come se di creativo, di. Boh, vedo un'immagine, vedo lei che proprio fa una cosa che si diffonde tipo a un fiore che si apre, che sboccia, ecco, una cosa così. Ok, esiste questo patto, cioè esiste un patto. Della mamma, sì. È nel cluster? Sì. Vabbè, lasciamo lì. Dimmi solo come lo vedi, se è una pergamena, un foglio, una tavoletta d'argilla cuneiforme. No, vedo tanti fogli appesi al muro, tipo, no? Con le Ah. varie clausole del contratto, non so come dire. Ecco. Ma come l'investigatore che deve capirci qualcosa appende al Sì. muro? Ok. Con queste attuali condizioni, attuali, di adesso, in questo istante, non abbiamo tolto nulla, abbiamo solo analizzato, abbiamo fatto un adduction a Geova, e il figlio di Ilaria vibra a 250, scusa, ha una consapevolezza di 250, a quanto vibra? Lui vibra di norma, cioè se, lui diciamo nella norma se non alza le vibrazioni che okay, ha 1 miliardo. Ok. Qual è il futuro con queste condizioni attuali? Cosa farà il figlio? Stiamo solo analizzando e osservando dall'esterno, non stiamo dicendo nulla al figlio, non è una sessione per il figlio, siamo solo curiosi. Voglio capire come un ragazzo di 14 anni da 250% di consapevolezza e vibrazione basale molto alta vede il suo futuro con le attuali condizioni. Allora, vedo che la PS riuscirà con lui a vivere sempre in maniera molto consapevole. Vedo questa immagine, vedo lui con la PS, lui che vive come se non se ne rendesse conto di fare questa cosa, ma come se fosse in alto e vedesse molto chiaro il meccanismo di ciò che gli gira intorno. Come se, è difficile da spiegare, come se questa condizione facesse sì che interferenze in lui non arrivino, perché è naturale così per lui, cioè è tutto esterno, lui fa le cose per sé in automatico. Quindi non ha interferito No. neanche da mentali. È molto strano perché è come se gli girano intorno, è come se riuscissero a entrare un attimo, un minuto e poi li butta fuori, inconsciamente.
È veramente strana una cosa. È veramente strana ed è veramente una cosa nuova, mai vista questa. Chi è questo ragazzo? Allora, mi è arrivato che allora, è una PS che ha già vissuto insieme a lei in un'altra vita. Non so come descrivertela. Mi ha detto, sono la PS delle PS. Allora, Allora, ti ti spiego spiego. quello che vedi. Dimmi, sì. Vedo questa PS come se fosse, difficile da descrivere, come se avesse un'altra densità rispetto alle PS che vedo di solito. Non ha niente non ha nessuna funzione di particolare diversa, è solo che Più densa. sì, la vedo più densa e che ha questa capacità di riuscire a essere staccata facilmente Dall'interferenza. esatto, dall'esterno. Ok, in passato abbiamo detto tra di noi, chiacchierando tu ed io, che chi ha una certa percezione, percezione tu, no? Anima antica non me la sentirete dire mai, ma insomma è un'anima, per parte subliminale, molto consapevole, molto matura, molto formata. Quella di questo ragazzo è una di queste, o è Sì. un'altra cosa? Allora, come se fosse non lo dico, cioè non so come spiegarlo, a livello superiore mi sembra di dire una cosa un po' da sbruffoni, no? Perché non è superiore, è proprio Con una nuova una nuova capacità modalità, esatto. innata. Ok, Sì. quindi una come te che ha delle grandi capacità, una parte subliminale molto evoluta, eccetera, però non nasce con Non nasce, esatto. questo input innato di mantenere in automatico le parti subliminali e sì, vabbè, le interferenze lontano. Ok, quindi è una PS delle PS. E lui mi ha detto, sono una PS delle PS. Anche detta come? Perla. T'ha letto in inglese? Sì. Pearl. Ok. Quanti sono come lui nel mondo adesso? Trecento. 300. E le entità sono preoccupate? Bellissima perché è come mi fa morire perché è troppo bella questa scena, cioè sono qua che dico sì, tia. Allora, è come se fossero tante mosche che arrivano e fanno boom, e sai contro i vetri, come se non vedono il vetro, e scontrano, perché ce ne sono alcune tipo i rettili così, Che che vanno prendono contro come di voi. se prendessero la rincorsa, come se prendessero la rincorsa per provare a entrare, come se provassero i vari modi, no? Passo da sotto, provo di qua, provo con un altro modo. Ma proprio non riescono. Ogni tanto le entità Ok. mentali, vedo, le entità mentali riescono ad entrare per qualche secondo, ma poi le espelle in un Vabbè, ma attimo. quello è normale. Non so, il ragazzo prende un brutto voto, che ne so, lo sto inventando, So, si basta. demoralizza un po', poi dice, ma sti cavoli, studierò di più e la prossima volta prendo 9. No. Esatto. Tanto c'è la mamma che si sventaglia, lo dico a te perché non credo che censurerà il suo riquadro, no? 300, che bel numero. Allora, questo ragazzo può alzare la sua frequenza al massimo e contemporaneamente toccare la Terra e alzare la frequenza della Terra.
Visto che è una perla, è nelle sue capacità? Non so perché ti faccio questa domanda. Allora, ho provato a farglielo fare, è arrivato altissimo. Non tanto perché poi se no non riesce più a agire, però è arrivato più o meno come 250 miliardi. Ok, e ha messo, ha toccato il campo, proprio il campo terrestre e ha mandato un'onda. Ah, vedo che Ok, manda l'onda. chiamiamo gli altri 299, li informiamo di tutte le cose che abbiamo detto o fatto, di tutte le sessioni e li informiamo che sono 299 perle insieme al figlio di Ilaria, che se vogliono possono alzare la propria frequenza e fare esperimenti per alzare la frequenza in questo momento storico importantissimo della Terra fino a livelli fino a ieri impensabili. Quando mi hai detto di chiamarli è come se si riconoscessero e quindi si sono uniti come se fossero diventati non un'unica PS, ma quasi, cioè molto adesi tra di loro. Poi quando gli hai detto di alzare le frequenze della Terra si sono proprio messi. Quello che vedevo prima che faceva solo la PS del figlio di Ilaria. L'hanno fatto tutto assieme, ma è una cosa proprio adesso vedo la terra che vibra proprio a quell'intensità lì e continua a vibrare così, tipo uno Ok, shakeramento. possono mantenerla questa vibrazione per un anno? Ogni tanto però devono fermarsi perché è troppo. Ok, possono farlo? Possono farlo, sì. Ok, li invitiamo allora a farlo, specialmente nei prossimi mesi in maniera costante, in modo tale che le mosche si schiaccino tutte sui vetri, in modo tale che ci sia veramente il cambiamento e la svolta. Lo accettano? Sì, Questo invito. ben contenti. Sì. Va bene. Causa esoterica del fatto che la madre diventa testimone di Geova subito dopo la nascita di Ilaria. Allora, c'è stata una sua debolezza quando era incinta, può essere tipo un po' di depressione per la gravidanza, che come ogni tanto succede. Ormoni, quindi Sì, normale. sì, sì, sì. E ha incontrato una donna, io penso sia un'altra donna incinta che incontrava quando andava a fare le visite in ospedale, che ha iniziato a parlargli di questa cosa e proprio in maniera costante, molto costante. Lei era debole e quindi ha iniziato a frequentare questa persona e da quel momento in poi è diventata Vabbè, se l'è convivida. cucinata. Esatto. E quando ha partorito era bella che cotta. Ok. Sì. Ilaria si chiede perché ha scelto questa esperienza. Io credo di saperlo perché. Cioè, perché Ilaria ha scelto questa Sì, esperienza o la madre? nascere con una In questo. madre che di fatto l'ha messa alla porta a 13 anni. Per fortuna i genitori erano separati, quindi lei, prima la sorella e poi lei, è potuta andare a vivere dal padre, ma certo non è stata un'esperienza divertente. Prima si è fatta fare il processo dai vecchi barbogi che credono al cartonato, non No, capiva, non gliene fregava niente, voleva vivere, non gliene fotteva un cazzo delle regole bibliche che non esistono e che una bambina pura e pulita capisce che sono cazzate del cartonato. infatti. Quindi, perché ha scelto questa esperienza? Allora, l'APS ha scelto questa esperienza come un esame, come esame rispetto alla religione. È stata in molte vite molto religiosa, molto credente, molto praticante, e ha scelto in questa vita
poi ha consapevolizzato che le religioni, nell'ultima vita in cui è stata molto credente, quasi alla fine della sua vita si è resa conto che erano tutte fregnacce, ok? Quindi in questa vita è rinata lì per provare a se stessa di aver passato l'esame, tra virgolette, di aver consapevolizzato che le religioni sono il nulla, Io ho sono niente. un'impressione, Elena. Vediamo se tu, dalla posizione in cui ti trovi, me la confermi o me la smetti. Ci potrei anche sbagliarmi. Che sì, lei ha fatto questa consapevolezza, va bene, capito, no? Quello che hai appena detto, ma di fatto ha accettato un incubo. Ma accettare un incubo porta a una forza che in effetti oggi io vedo in Ilaria. E non solo, ma lei si è fatta, ha deciso, ha firmato un contratto e si è fatta un regalo, o in qualche modo ha ottenuto il figlio. Hai detto hai ottenuto poi il figlio o ti ho Un perso in mezzo? regalo, avere un figlio come il suo. Ok. Sì, Potrei beh, anche sbagliarmi, eh? la parte della consapevolezza era, cioè, chiara, nel senso che solo se sei un po', cioè se c'è una PS un po' evoluta, un po' consapevole, riesci a dire di no a queste cose. Ok, quindi. E il regalo del figlio? Ah, ok, aspetta che vado a vedere, ho capito. Cioè, la PS ha scelto questa PS come figlio. Cioè, mi faccio l'esperienza drammatica, ma voglio un Ah, premio. ok. Ha chiesto a se stessa alla fine. Sì, certo. Certo, non è sempre così, eh? Lei potrebbe No, avere. infatti. Sto vedendo se Fa c'è. parte di un ragionamento sbagliato e umano, se vuoi, però purtroppo finora ci Spesso, troviamo. esatto. È un po' come dire solo poveri e tapini accederanno al regno dei cieli, è più o meno la Sì, stessa cosa. la stessa cosa. Sì. Però piace all'essere umano con dentro una PS inconsapevole fare questo genere di discorsi. È così? Può anche essere no, eh? Non la vedo proprio così, se sono andata a vedere nel cluster non c'è un contratto di questo tipo. Ok, Ok? allora ti. Dimmi, dimmi. C'è un po' la credenza delle entità mentali, cioè su questo Ok, scambio, ecco. siccome lei e lui, il figlio, hanno vissuto delle altre vite insieme, senza andare ad analizzarle, perché il figlio è una PS delle PS e lei no? Solo per una questione di tempo, cioè che lui oggi, tempi maturi, ha 14 anni e lei no, perché è la madre? Mi è arrivato molto chiaro. Si sono incrociati in quella vita lì, ma non per forza. Sono legati dipendenti. Esatto, cioè, lui era, la PS di lui era già, aveva già fatto tantissime altre esperienze, molte di più di lei. Ok, quindi. Nella sua consapevolezza, nella sua evoluzione è più avanti. Poi spostano le vite, cioè spostano le linee temporali, così. Però in questo momento io la vedo così, questa Ma cosa. lui diventa una PS delle PS o nasce PS delle PS? No, è diventato PS delle PS. In quale vita? Ci facciamo i suoi fatti un momento solo. Quale esperienza gli ha fatto fare questo salto? Ok, allora era un soldato, fine 800, inizio 900, ed era in battaglia, è stato colpito e prima che lo soccorressero ha sofferto parecchio, non ha perso i sensi, ha iniziato a delirare. E in quel momento lì è stato in grado di vedere tutti gli esseri che erano intorno a lui. Ok? E
ha avuto come un istante in cui è riuscito a riprendere forza, ok, forza e lucidità, ed è riuscito a scacciarli via. E poi, vabbè, l'hanno soccorso, ha perso proprio i sensi Vabbè, morto. Però ha imparato Ha com'è imparato, possibile. sì, ha proprio fatto l'esperienza. Molto interessante. Va bene, prima di finire il lavoro con Ilaria, prendiamo questa esperienza e offriamola a tutti, PS e PE. L'essenza delle PS e delle PS, quindi l'essenza di questo ragazzo, questa perla, chiediamogli se vuole offrirla e condividerla con tutte le parti subliminali e tutte le parti eteriche, visto che l'informazione è la stessa e tutti siamo uno. Sta già distribuendo e mentre la distribuisce è come se si arricchisse, come se sentisse l'energia di tutte le PS che aumenta e diventa più forte e diventa più forte anche lui, anche la sua PS di questo ragazzo. Vedo proprio cioè sento addirittura una cosa proprio, una forza incredibile. Nel Io, ragazzo. no, sì, nel ragazzo e che si espande in tutto. In quel momento che ero lì, io sono andata a vibrare di colpo tantissimo. Dammi dei numeri. Dunque, il ragazzo stava all'inizio di suo a 1 miliardo. Sì, siamo arrivati a 50 miliardi di miliardi, non so come si dice. Il ragazzo in generale. Insieme in quel momento lì ero anch'io là. Ok, la trasferiamo alla Terra, cioè a tutti. Ok, condividiamo più che trasferiamo. Elena. Ah, non ti muovevi. Pensavo fossi bloccata. No, Mi sembrava respirassi, ma oddio, è morta. O è bloccata, speriamo sia bloccata. Che succede? ero lì, vedo proprio come se fosse, sai quando si innaffia il prato, che scendono le gocce gentilmente, ecco, la vibrazione. Addirittura una luce chiara di vibrazione, le goccioline di vibrazione a quella forza, cioè a quella frequenza là, che va su tutta la Terra, su tutte le PS, su tutto. Ok, va anche un po' su Ilaria. Ok, Certo, sì. c'è un qualcosa che vuole dire la parte subliminale del figlio alla madre, o alla parte subliminale della madre? È come se gli parlasse con la vibrazione. Beh, vedo proprio che gli arriva la vibrazione da una PS all'altra e come se gli dicesse adesso hai l'esperienza, sai co come fare anche tu e lo farai. Cioè, tu stai traducendo la vibrazione in Sì, parole. sì. Non l'ho capito perché stai traducendo proprio. Sì. La stai riportando a povere parole Sì, un non. qualcosa che tu vedi come energia. Sì. Sì, infatti riesco a tradurla, ma Ok. non è tutto. Rendiamo simbolico questo legame tra queste due PS. Vediamo. Suggeriamo, cioè chiediamo a tutte e due di mostrarci la vita precedente che più rappresenta questo tipo di legame, non dico la più importante, la più rappresentativa. Ok, erano due uomini, colleghi,
scienziati che facevano esperimenti con l'aria e li vedo su una mongolfiera mentre fanno un volo con la mongolfiera. E perché? Non era il primo esperimento, però era uno dei primi esperimenti per far volare la mongolfiera. Non l'hanno Non inventato sono i loro, ma fratelli no. Golfie, no. No. Sono andata Ok, ma proprio a vedere la mongolfiera. perché è una delle esperienze migliori questa? Allora, in quella vita lì hanno collaborato tantissimo, sono stati colleghi per 30 anni. E vedo proprio che le due PS, allora, una PS riusciva a essere consapevole di una cosa e la trasmetteva all'altra. E l'altra la assorbiva completamente. Poi l'altra PS riusciva a diventare consapevole di un'altra cosa, la trasferiva all'altra e l'altra diventava consapevole automaticamente. C'è stato Ma non questo so, gioco. questi due PS non sono fiamme. Aspetta, perché forse sì. Boh, non mi viene così chiaro, no. No, Sono affini. sono affini, sì. Come se avessero trovato il modo per trasmettersi, come ha fatto adesso praticamente. Come hanno fatto adesso che io ho visto che gli ha trasmesso la conoscenza, e in effetti quello che lui gli ha trasmesso era, adesso te l'ho trasmesso da oggi in poi, sai farlo anche tu, era la stessa cosa. Ok, non è secondo me granché importante, ma lo vediamo lo stesso, causa esoterica del brutto rapporto con la sorella, non si parlano, così via. C'è tutta, ci sono tutte delle cose mentali, dei meccanismi mentali per cui delle insicurezze da parte della sorella più grande che fa sì che senta verso la sorella astio, nel senso, te sei stata cresciuta un po' meglio, per te la mamma ha fatto delle cose in più, però la stessa cosa, cioè, invece lei dice: ma come fai a dire questo se ci ha inculcato a tutte e due questa roba? Ok, e lei si sente, Ilaria si sente invece nei confronti della sorella troppo figlia, vorrebbe essere più sorella. Invece lei la vede come se Usurpatrice, sì. avesse avuto una crescita un po' migliore. Po' più fortunata, un Sì. po' invidiosa. Va bene, chiamiamo come disincarnato il padre. Lucio? Sì, Sei? mi senti? Mi Ok. senti? Sì, Oh, sì. chiamiamo il padre come disincarnato. Lo vedo arrivare un po' gobbo col bastone, come se fosse invecchiato un po' di più da disincarnato. Che vuole fare? Voleva dire una cosa a Ilaria, gli vuole dire che ha cercato di assopire un po' mi viene la parola, il comportamento della mamma troppo, no, troppo settario, troppo estremo. Troppo estremista, ha cercato di farlo da morto anche, e spera di esserci riuscito un pochino per lei, per loro, per Ilaria e la Sai che sorella. non ho capito? Cioè,
da morto cosa ha fatto rispetto al comportamento rigido, Ha interferito? cercato di Ammorbidirla. trattenerla un po', esatto. Ah, La vedo ok. proprio come se la trattenesse un pochino Quindi fisicamente. minimo è attaccato a lei. Ok. Esatto. Sì. Gli apriamo subito un portale dorato, com'è che l'abbiamo chiamato? Ideale, un portale ideale. Portale ideale. Ok, dove, fatto apposta per i disincarnati, dove è tutto lì, dove non c'è, non so, papà di Ilaria, era appassionato di macchine rosse, non c'è una Ferrari rossa fiammante che lo aspetta, perché significa reincarnarsi, non capire niente, andare avanti per sempre. C'è tutto quello che, poi lui può aprirselo anche un portale con le Ferrari rosse o una macchina scassata rossa, perché è appassionato di macchine rosse, ma nel portale ideale c'è la consapevolezza di tutto, che sottintende ovviamente il doversi staccare da qualcosa che è terreno, il doversi occupare dei propri fatti e non più di fatti terreni, come la pressione religiosa dell'ex moglie nei confronti delle figlie e tutto il resto. Fa? Si è girato verso il portale definitivo, saluta le figlie e sta andando. Si stacca dalla moglie, era attaccato Si è fuori. già Ok. staccato subito, sì. Non vuole lasciare un messaggio da pulito a Ilaria. È un po' un continuo dell'altro messaggio, dice adesso ho visto però che non era mio compito e quindi in quel momento lì si era staccato, mentre si staccava dall'ex moglie, voleva dire questa cosa, ho cercato di trattenerla ma alla fine non è mio compito, quindi si è staccato. Benissimo, e Ilaria cosa vuole fare? Ilaria si vuole staccare anche lei da questi ganci che la mamma fa su di lei. Ok, sono sicuramente dei contratti nel cluster. E adesso, dopo tutta questa analisi e dopo tutta sicuramente questa consapevolezza acquisita, nuovo, ex novo, può andare ad analizzarli. I foglietti appesi, no? Sì, infatti l'ho vista proprio che si è seduta a una scrivania. Una piccola scrivania come quelle un po' vecchie, no? Tipo i tavoli dove c'erano i calamai. E ha preso il primo contratto, quello con la mamma, con l'aggancio con la mamma, e l'ha strappato proprio. E poi Ok, sta prendendo tutti gli altri. può aprire un portale definitivo laddove nella scrivania, accanto alla scrivania, si dovrebbe mettere il cestino, bello, piccolo, orizzontale, lì pronto, e tutto quello che strappa lo butta lì dentro. Poi quando si è scocciata può aprire il diametro del portale definitivo e metterci tutta la scrivania con tutti i contratti, tutti i cassetti, tutti i fogli, fogliame, fogliame è un'altra cosa. Con tutti i fogli, con tutti i faldoni. Sta facendo, ha fatto tipo, ha risucchiato tutto dentro e ha chiuso. C'erano i contratti di tutte le sue vite? Sì. Li ha già buttati via. Con questo primo passaggio, ci sono i rettiliani, felinoidi e Odino Zeus. Allora, felinoide, sì, ci sono ancora. Entità Sì, erano mentali? questi. Sì. Ok, andiamo all'avatar allora. Cosa vedi? Il solito pupazzo, oggi lo vedo però come se fosse contornato da un'energia verde. Mm-hmm.
provato a far finta di mettersi come se che facesse scudo, no? Come se fosse uno scudo. È un altro esperimento che ho provato a fare per vedere di passare inosservato. Ilaria lo vede. Sì, Ok, accanto eliminiamolo allora. a. Senza troppi giri di parole. Parlare o ragionare con un avatar che non è nulla, è meno di un cartonato, direi che non è qualcosa che ci possa interessare più di tanto. Lei l'ha già fatto, è molto fluida a fare queste cose. L'ha fatto proprio molto velocemente. Una postazione vuota è andata. Ok, e adesso cosa è rimasto? Se è rimasto qualcosa? No, non c'è più niente. Ci sono solo Ilaria, sua mamma seduta e la PS di suo figlio. Ok, quindi impianti, entità mentali, entità eteriche, i 4DL, tutto sparito? Entità mentali, terzo, quarto livello? Ok, a quanto vibra Ilaria? 350 milioni. Milioni? Ok. Solo? Vuole alzarla? Sì, stavo dicendo appunto, se vuole la può alzare. €20 miliardi. Perché Perché non l'ha fatto da sola? allora, lo stava per fare mentre l'hai detto. È come se non fosse stata consapevole che la sua vibrazione era 350 milioni. Poi quando l'ha vista, cioè quando io l'ho detto, lei l'ha vista e lo stava per fare, per Ok. alzarla. Consapevolezza era 150%. 200%. Bene. Equilibrio, PSPS c'è. 48 la PS, 52 la PE. Ok. E presenza del progetto Initialization. No, non c'è più. Ok. Si guardano madre e figlia. Sì, la mamma è lì un po' come in uno stato, no, non di, cioè Di shock, guarda, a ma di guardarla potrebbe stupore. sembrare sciocca, ma invece è come se fosse stata, come se avesse fatto spazio vuoto per mettere dentro cose nuove. E Quindi, quindi un ecco, po' spaesata, una un cosa po' nuova. spaesata, esatto, spaesata. E cosa sono le cose nuove che mette dentro? Che c'ha un figlio perla? Nipote Perla. Nipote? sì, la mamma di lei. Ah, la mamma, ah, Ah, ok. sì. Ah, io pensavo la mamma Ilaria. Ah, ok, Ah, scusami, no, scusami, ok. no, la mamma del bambino. Ah, la mamma è spaesata. Sì. La mamma di Ilaria è spaesata. Quindi non ci dice più che siamo dei maledetti che hanno ucciso il No. cartonato. Come se fosse stata resettata in questo momento, è perché poi ha le interferenze sue, quindi fra poco tornerà probabilmente come prima, però. Però diciamo che ha della benzina in meno, quindi diciamo Esatto, che sì, l'incendio perché potrebbe c'è. essersi un po' calmato. Esatto. Ok, va bene, la salutiamo, ovviamente ognuno ha il suo percorso, lei farà il suo, quelli che erano i contratti che la legavano alla figlia, cioè Ilaria, non ci sono più. E Ilaria, come la vedi? L'aria la vedo come se può, è molto più leggera, molto più libera, la vedo lucente, quasi che vola, molto sorridente, molto allegra, che guarda la PS del figlio, molto soddisfatta, Ok, orgogliosa anche. vuole lasciarsi un messaggio o, cioè insieme o in alternativa, il figlio vuole lasciarle un ulteriore messaggio oltre a quello di prima?
Partiamo da lei. Lei è se stessa. Finalmente mi sento libera e mi sento molto più leggera. Sono niente, questo più che altro, mi sento proprio libera. Ok, e relativamente al lavoro, che è la cosa fondamentale per la quale possiamo passare una bella vita o una brutta vita? Non vedo l'ora di poter fare finalmente quello che mi piace fare. La vedo come se si sfregasse le mani della serie. Oh là, da dove inizio? Ok, e il figlio? E il figlio Beh, io il dice figlio. Sì, dimmi, dimmi. adesso. Dice, puoi fare tutto quello che faccio io, senza alcun problema. Ok, il figlio è venuto qui a fare però un lavoro insieme agli altri Sì. 299. Lo faranno adesso che gli abbiamo dato alcuni input nuovi? Ok, con Faranno. costanza tutti i giorni? A qualunque costo? Ok, quali prodotti. Quali effetti si vedranno? Un trasferimento di energia imprevista per le entità e per tutti. Allora, vedo come se come posso chiamarli? Vedo una parte che comprende l'entità e anche la parte poco consapevole delle persone o le persone cattive, malvagie, che cadono a terra come. Aspetta, un'immagine, come se fossero dei burattini di legno piatti, burattini, come se fossero delle. Sagome. Esatto, delle sagome in piedi piatte, no? Di legno piatte e vengono tutte buttate giù. Ah, tipo il gioco indovina chi che tiravi giù le facce, no? Ecco così tutto. E invece quelli consapevoli, soprattutto loro, ma tutti quelli, le PS molto consapevoli, molto pure, molto oneste, fanno proprio come se fosse un enorme cespuglio di foglie di rami in mezzo che cresce e aumenta l'energia della terra tantissimo. Va bene. Questa cosa può fare questo. Ti è piaciuto? Quello che hai visto? Sì. Ultima immagine su Ilaria. Come la vedi? Che dice, dai, dai, che io devo andare a fare. Ah, ok, va bene, allora la salutiamo. Quindi Elena, disconnettiti da tutto e tutti, dimmi quando sei pronta per tornare al tempo presente, da quale ti sto parlando. È tutto con calma. Pronta? Sicura? Ok. Conto da 1 a 5, al 5 sarai al tempo presente dal quale ti sto parlando. 1. 2, 3, 4 e 5, apri gli occhi. Buongiorno, come stai? Ti Ciao, 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 benissimo. Che bello che era. sei divertita? Sono divertita al mondo. L'universo. Prego, Ilan. Esatto. Prego, Ilaria, vai con il tuo microfono. Eccoti. Ok. Ciao. Come va? Bene. È stata tutta una sorpresa.